Benvenuti in Minecraft Varietà! Un mondo pieno di livelli diversi e molto divertenti. Questa nuova serie è come una serie di compilation di miei video brevi di Minecraft. Per esempio TikTok o Shorts. Siete pronti a divertirvi? Lascia like o iscriviti al canale o attiva la campanellina! Iniziamo subito con Minecraft Varietà. E questo dovrebbe essere l'indizio numero uno. Allora, qua c'è la ricompensa che possiamo prendere. Però qua sopra ci sono gli indizi. E quindi noi dobbiamo leggere gli indizi. Allora, praticamente qua sopra dice: l'azzurro è bello, ma il giallo è l'inizio. Ok, quindi praticamente dice che il giallo dovrebbe indicarci, diciamo, l'inizio, dovrebbe essere l'inizio. Quindi, se andiamo da questa parte, prendiamo questo libro qua. Perfetto, ok, dice: il sole giallo ti indicherà la via. Va bene, ok, grazie al cavolo. Cosa vuol dire questa cosa? Il sole, beh, il sole sarà in cielo. E io immagino che dobbiamo andare proprio da questa parte qua, verso la via, diciamo. E devo dire, mi piace molto, esatto. Mi piace questa cosa, non lo so, a me piace molto questo video. Scrivetemi nei commenti se vi piace questa tipologia di video, sì o no. È semplice, basta scrivere sì o no. Oppure se volete lasciatemi like oppure dislike. Oppure se volete iscrivetevi al canale o attivate la campanellina. Insomma, quello che volete. Come il rosso è la chiave per il nostro corpo, così indica la vitalità e la strada prosegue. Ok, non so chi sia stato a scrivere questi consigli, questi indizi, però... ok, è molto strano, devo dire. Allora, praticamente mi sta dicendo che il rosso è la chiave per il nostro corpo, cioè nel senso sarà il sangue, no? Perché sapete che il sangue è rosso. E quindi, dato che indica appunto la vitalità e la strada, indica la strada, quindi immagino che qua il rosso concreto cerca un concreto. Ok, questa cosa non l'ho capita. Cosa vuol dire il rosso concreto? Ma che caspita vuol dire, raga? Devo cercare un concreto. Ma cosa vuol... No, ti prego, ecco, adesso iniziano le difficoltà. Allora, questo è un problema, dobbiamo risolverlo. Come che possiamo capire cosa vuol dire questa cosa? È un concreto. È un colore concreto. Cosa vuol dire un concreto? Cosa... Oh mio Dio. Allora, io immagino... Allora, quella là... L'unica idea che mi sta venendo in mente è questa. Quella roba lì, ragazzi. Quella roba lì che vedete là è concrete. Ok, si chiama concrete in inglese. Dovrebbe essere tipo terracotta in italiano, non lo so. Comunque dovrebbe essere concrete. E quindi, secondo me, magari dobbiamo cercare della concrete. È l'unica cosa che mi sta venendo in mente, che mi è venuta in mente. Ma non ne sono affatto sicuro, cioè, nel senso, potrebbe essere come potrebbe non essere. Cioè, è una cosa che non sto capendo molto bene. Cioè, come funziona sta roba? Dobbiamo magari cercare della concrete, ma non lo so, cioè, stiamo barcollando nel buio, letteralmente. Cioè, magari dobbiamo, non lo so. Ok, questa cosa, ok, perfetto, mamma, quanto siamo bravi, sono troppo contento. Scusate, sono impazzito leggermente, ma perché sono, ma quanto siamo intelligenti, noi qua siamo aperti di mente e pure intelligenti, un gruppo di amici bellissimo. Vediamo un attimo, cosa che mi dice, complimenti, la cassa giusta è nella concrete azzurra. Ok, perfetto. Quindi abbiamo trovato l'indizio, è nella concrete azzurra. Ok, in teoria se apriamo questa giusta non dovremmo morire, quindi... Esatto, era la concrete azzurra. Siamo bravissimi, ma cioè, mi piace questa tipologia di cosa. Abbiamo guadagnato questi tesori. Ora direi di mettere i libri qua dentro e passiamo al prossimo. Benvenuto nella costruenza. Costruiscimi una casa carina in 2 minuti. Ma tu sei fuori di testa. Quindi dobbiamo andare in creativa, giusto? Ok, via. Ok, creativa. Allora, quindi praticamente dobbiamo costruire una casa in 2 minuti. Prendiamo il timerino qua sul nostro cellularino. Andiamo sull'orologino. E quindi appena facciamo partire il timer. Avvia, partito, partito, via, 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 via. Ok, allora adesso dobbiamo prendere tipo del legno, quindi tipo dei log così. Ok, perfetto, magari anche questo che potrebbe essere carino. Anche queste so che sono molto carine come cose. Mi sto impanicando, raga, aiuto. Però prendiamo anche un po' di legno, che il legno serve sempre. Sapete che il legno è molto utilizzato per costruire le casucce carine, carucce. Allora, praticamente com'è che possiamo fare così, io immagino, così. Ok, poi dopo non è che sia molto grande, quindi l'unica cosa che mi viene da pensare è che potremmo fare una casa a 2 piani, quindi magari questo è il primo piano, no, 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 non così basso, non così basso, un altro più in alto, tipo un po' più in alto così. Adesso facciamo così, e quindi questo dovrebbe essere il piano 1.
il soffitto, e tipo da qua si chiaramente si esce. Manca un minuto, raga. Ok, tranquilli, ce la possiamo fare. Io mi sto impanicando, come ben sentite, perché non so se riusciamo a fare questa cosa. Non so nemmeno cosa succede. Cosa succederà se tipo io non riesco a fare questa cosa? Cioè, mi esplodono male, probabilmente. Non dobbiamo farci esplodere da queste personacce. Però praticamente faccio così, ok, perfetto. Qua c'è la porta. Tranquilli che ce la facciamo, cioè nel senso ce la possiamo fare assolutamente, no? Io non sono molto bravo a costruire perché non costruisco tanto su Minecraft. Però, insomma, cioè nel senso spero di riuscire assolutamente nel mio intento magico. Adesso prendiamo la door. Io prendo sempre questa come door perché è la più caruccia, no? Come ben potete vedere. Ok, adesso prendiamo un po' di glass. Perfetto, molto bene, la glass è perfetta così. Adesso, se sentite che io sto parlando così, è perché sto cercando di preservare la mia bellissima gola. Chest! No, raga, 6 minuti, 6 secondi, che 6 minuti? Va bene così, bad, questo va bene. Beh, è finito il timer! Porca puzzarda. Ok, credo che valga. Vale, no, dai, una casuccia. No, oddio, non è che sia così caruccia. Però, insomma, cosa volevi che ti costruissi? In 2 minuti, cioè, tu sei fuori di testa. Cioè, proprio. Ma chi è quello che ha fatto sto robo qua? Cioè, fuori di testa. Vabbè, passiamo al prossimo. E mangiandomi una mela d'oro. Qua c'è scritto benvenuti nella caccia al tesoro. Indizio 1, i fiori sono ottimi consiglieri. Ok, d'accordo, i fiori sono ottimi consiglieri, ma innanzitutto devo prendere questo coso. E questo coso, a quanto ho capito, credo mi servirà per guardare nella giusta direzione per trovare dei fiori. Tipo, là ci sono dei fiori, ma non vedo niente. Secondo me, appunto, devo andare a trovare appunto dei fiori dove magari potremmo trovare determinate cose. Tipo, cioè, magari possiamo trovare tipo i consigli. Perché appunto questa è una caccia al tesoro. Quindi per trovare il tesoro cosa dobbiamo fare? Dobbiamo trovare indizi. Tipo, no? Cioè, non so se è stato abbastanza chiara come cosa. Secondo me sì. Cioè, nel senso, sapete come funzionano le cacce al tesoro? Ci sono degli indizi. E quindi chiaramente dopo gli indizi ci sono determinati tesori che possiamo trovare. Quindi adesso i fiori, spero di trovarli al più presto. Anzi, se andiamo su un alto piano, nel senso se andiamo sopra, magari riusciamo a trovarne alcuni, perché riusciamo a vederli, appunto, riusciamo a vederli meglio. E quindi mi sa che lì ho visto qualcosa. E infatti, momento, siamo bravissimi. Indizio numero 2, la concrete è ovunque. Non è vero. Ok, allora, non ho capito l'ultima frase. Infatti, cioè, in effetti non è vero che la concrete ovunque. Dove caspita la vedono la concrete loro? Cioè, sono fuori di testa. Però, praticamente, salendo magari su un albero, io posso... Ah, no, ma è lì. Ok, va bene. La concrete è questa qua, perfetto. Quindi dobbiamo andare da questa parte. E magari da questa parte possiamo trovare altre cose. Comunque, siamo molto fortunati che abbiamo preso la mela d'oro. Cioè, devo dire, wow. Allora, praticamente, devo andare da questa parte, ok, perfettamente. E infatti là sopra vedo tipo un cartello, ok, allora, andiamo là sopra e, sinceramente, io non so nemmeno cosa aspettarmi, perché, cioè, nel senso, qua magari tipo mi ammazzano, ma perché, tipo, adesso se cado giù, dovrebbe essere la mia fine, no? Indizio 3, guarda giù, ok, perché dovrei guardare giù? Cosa vuol dire guarda giù? Ok, vedo che lì c'è una cassa, va bene, ok, scendo. Beh, devo dire che mi piace molto come caccia al tesoro. E poi queste scale, cioè, secondo me è molto... Non l'ho mai vista su YouTube Italia, secondo me a me piace. Che strano, comunque non c'è niente qua dentro. Schifosi! Ah, il crampo. Ed eccoci qua nella battaglia maiala. Ma chi è stato a dare i nomi a ste cose qua strane? Allora, praticamente entriamo nella battaglia maiala. Ovviamente, a quanto si può ben capire, chiaramente si devono uccidere i maiali entrando dentro qua. Ora abbiamo l'armatura in netherite, come ben vedete, ma secondo me sono 3 maiali. Guardate che difficile. Aiuto. Io direi di ammazzarne uno da qua, infatti... Non è che sia molto assicurante questa cosa. Rassicurante, anzi. Oh mio Dio, no. Lei sei fuori, vero? Non riesco nemmeno ad entrare. E quindi, dai, però, che pappole. Scusate, posso entrare dentro? Ok, grazie. Almeno ospitatemi, siete carini con me. Perché sennò poi dopo io piango. Oh mio Dio, è stra difficile, raga. Però,
Mamma mia, ce la siamo cavati, devo dire. È stato un pochino difficile, ovviamente sono dovuto andare in creativa per risalire qua sopra perché mi hanno buttato giù. Cioè, sta roba non l'avevo minimamente compresa. Io non mi immaginavo mai nella vita che mi potessero buttare giù, cioè nel senso, sti qua sono fuori di testa, ma sono fuori di capoccia, ma sono fuori da ogni logica ed inimmaginabile logica. Ovviamente c'è il prossimo indizio, però intanto abbiamo preso i nostri bellissimi 60 diamanti. Bene, la caccia all'oro è il nostro prossimo livello. Bene, sto iniziando ad avere un po' di loot qua e direi che è molto carina come cosa. Allora, praticamente dobbiamo fare appunto la caccia all'oro. Quindi io immagino dobbiamo prendere questi blocchi d'oro che ci sono qua, tipo. Quindi qua ce n'è uno e possiamo usare il nostro spyglass per appunto spiare, vedete qua, molto lontanamente. Quindi andiamo, forza, miei pro di avventurieri. Chissà che cosa ci sarà alla fine di questa caccia all'oro. Guardate che anche è abbastanza difficile andare qua in giro, trovare tutto l'oro del mondo che c'è, che non c'è, cioè nel senso... Effettivamente è un po' complicato e sinceramente non so nemmeno come salirci qua sopra. Cioè guardate qua, cioè è pazzurda come cosa. Come faccio? Ce l'abbiamo fatta, siamo saliti qua sopra. Ok, perfetto, molto bene. Adesso andiamo al prossimo. Ok, sono tutti vivi, vedete. Allora, lì ce n'è uno. Io immaginavo di andare a prenderlo da qua così. Dobbiamo anche stare un po' attenti perché diventa un po' complicato, no? Se vedete, cioè nel senso, potremmo perdere i cuori, la vita. E non va bene giustamente perdere la vita, perché la vita è l'unica cosa che abbiamo. Comunque, vabbè, non c'entrava niente. Però non so perché mi sono ricordato di New York. Cioè sarebbe proprio bello lavorare tipo a New York. A me piace New York, a voi piace New York? Scrivetemi nei commenti se a voi piace la città come New York e se voi ci vivreste lì dentro. È molto misteriosa e bella, mi piacerebbe. Andiamo avanti. In teoria dovrebbe mancare ancora un livello oltre a questo, quindi credo, non ne sono certo, magari mi posso sbagliare, però andiamo da questa parte perché ovviamente possiamo scendere, naturalmente possiamo andare a prendere ogni cosa. Ok, qua ce n'è un altro, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Dov'è il prossimo? Ok, da quella parte, là c'è pure la cesta. Quindi da là, praticamente andando da questa parte qua, in teoria dobbiamo trovare la strada giusta per percorrerla e quindi per poter trovare il tesoro che ci offrirà alla fine di questo percorso, anche perché c'è una cesta, vedo, quindi in teoria dovrebbe essere anche buono. Ovviamente prendiamo un po' di terra perché la terra ci serve, perché dobbiamo salire là sopra l'albero. Ok, grazie mille, qua così, così, perfetto, molto bene. Cos'è che ti dice il cartello? Complimenti, scemo. Scusa, ma come ti permetti? Ma io veramente, ma non so... Cioè, veramente, ma mi sta sul caspito. Per non dire qualcos'altro, perché potrei dire qualcos'altro. Ma andiamo al prossimo. Ho mangiato un'altra mela d'oro e qua c'è scritto vola. E io volo. Che figata volare. Trova le elitra. Vai dove tutto è iniziato. Ok, perfetto. Schifoso scurreggione, maialone. Effettivamente sei un maialone, quindi ti odio. Ma non è vero, scherzo, non odio i maiali. Però mi servirà per il cibo. Dobbiamo trovare delle elitra. E ho capito, ma com'è? Dove? Cioè, come sono queste litre? Sono messe in un item frame? Sono messe in una cassa? Dal modus operandi che di questo... Allora, diciamo dal modo in cui è stato progettato anche questo, questo Minecraft varietà, secondo me si trova in una cassa, quindi dobbiamo aguzzare gli occhi per trovare una cassa. Però, praticamente, dobbiamo trovare questa cassa, perché secondo me... un po' difficile da trovare in AE. Cioè, nel senso, un po' complicato. Ok, stiamo camminando da mezz'ora, però comunque non è normale questa cosa. Cioè, dobbiamo trovare... Qua ci sono dei fiori, delle cose, ma magari ci possono indicare la strada. Alberi, solo alberi. Ok, qua c'è una cassa e secondo me qua dentro c'è l'elitra. Beh, era prevedibile, relativamente prevedibile. Ok, perfetto. Ok, quindi posso mettermi l'elitra addosso e volare all'inizio, giustamente. Quindi, così. Perfetto. E sorvolando tutto questo posto, perché io so dove si trova l'inizio, credo, lo so, giusto? Ok, qua c'è il posto, vedete, qua c'è la concrete, vedete, stiamo ripercorrendo all'indietro tutte le cose che abbiamo già fatto, guardate. Qua c'è anche la caccia al tesoro, qua c'è la casuccia, e poi qua in fondo c'è l'inizio, dove tutto è iniziato. Che bello. E beh, è stato bella come cosa. E abbiamo finito il nostro Minecraft varietà, ragazzi. Quindi, mi raccomando, lasciate like se volete, oppure iscrivetevi al canale, oppure commentate con Firework, tipo Razzetto, se volete. Ciao!